Salve Marmaia, ben ritrovati Eccoci. sul canale. Sono Ben e oggi siamo in Drop Dead The Cabin. E con chi sono Yes. oggi? Con un ospite d'eccezione per la prima volta, Lucas alias Lumior del canale VR Zone. Grazie mille dell'invito e per questa collaborazione che spero ne porterà ad altri. Come va, Lucas? Ma sì. Tutto bene, anzi, grazie a te di aver accettato. Poi in un gioco del genere che è un po' così, vediamo come viene Allora, fuori. Drop Dead The Cabin è uno zombie game cooperativo fino a due E giocatori. Infatti oggi dovevamo essere in tre perché ci doveva essere anche Trinità, ma Esatto. ci dobbiamo alternare, quindi sarà nella prossima partita con te quando noi finiamo di giocare questa. Drop Dead The Cabin, ragazzi, finora non vi avevo portato nessun contenuto perché esce giorno 16 e quindi sotto embargo ancora non è possibile fare contenuti. Gioco, possiamo dire, molto arcade? Sì, beh, anche solo l'estetic già ce lo trasmette benissimo. Molto, molto arcade, anche Sony è pieno zeppo di suoni che richiamano arcade. Però sì, effettivamente mi ha stupito il fatto che non si può giocare in più di due giocatori. Sta cosa è Esatto. un po' strana. Fra l'altro io Un con Trinità, con Sasha, l'avevo provato mesi fa, quest'estate addirittura, che era la primissima release, diciamo, di questo gioco per i content creator, e ti assicuro che tutto questo che stiamo vedendo qui intorno era proprio molto basilare, le texture erano proprio lì, per esempio il muro era solo verde, non c'era la carta da parati, e Ok, quindi... quindi cioè a livello di design comunque l'hanno Sì, decisamente l'hanno migliorato parecchio, l'hanno migliorato migliorato. parecchio. E Ok. poi è simpatica questa cosa che c'è anche l'avatar meta, perché in questo momento io sto vedendo il tuo avatar meta e penso che tu stai vedendo anche il mio. Esatto, io vedo il tuo, con la tua barba possente. La Esatto. vedo, la Tu vedo. qui sei senza le gambe, però. Siamo pronti per cominciare, Lucas? Vai, sì, vediamo Ok. le orde. Avviamo subito la partita e vediamo di cosa si tratta. Mazza da baseball. Guarda la mia mazza. Cioè, nel senso, la mia mazza da baseball. Sì, beh, che fa strano, non avendo le gambe fa molto strano, Eh te sì, è giuro. vero. Dove cazzo è? No, ma è scomparso. Ah, eccola qui. Adesso, per esempio, il tutorial è molto più chiaro. Si riesce a capire quello che bisogna fare. Invece, prima, proprio gli sviluppatori ci hanno buttato nel mezzo di questa casa, nel mezzo della foresta, ed era un po' difficile capire quello che si doveva fare. Molto interessante come puoi prendere quasi tutti gli oggetti, però non hanno la fisica. Eh Per sì, esempio, esatto. la fisica del liquido c'è. Oh, attenzione, Alex. Interessante. Alex, levati proprio. Sì, però poi non c'è assolutamente nessuna fisica, Non si cascano un rompe po' la così. bottiglia. Va bene, guardate questo bellissimo quadro, ragazzi, neanche nei musei. Guardate qui, questo è I un... riflessi, il ray tracing. Allora, sì, esatto. Secondo me c'è caduta dell'acqua, ma quando ancora la vernice era molto fresca, e quindi... quindi è diventato così. Mannaggia. Ah, interessante che pensavo che la pistola la potevi mettere solo in uno dei due lati, invece puoi switchare come ti pare. Solo una pistola, Ok. quindi, al momento. Eh sì, io c'ho una accetta e tu c'hai la pistola, mi sa che siamo muniti di queste cose. Va Ecco, bene. sono curioso, i punti li togli entrambi? Mi sa di sì. Sì. Adesso vediamo. Rispetto alla prima build del Ah, c'è un'altra gioco, pistola. hanno aggiunto molte cose, ragazzi. Per esempio, ci sono delle skill passive che si aumentano mano a mano giocate. La partita può terminare anche prima del previsto. In che modo? Se sbloccate abbastanza punti da aprire delle porte che stanno ai limiti della mappa di gioco, tipo per esempio lì ce n'è una, quelle sono delle vie di uscita che vi faranno uscire dalla partita con anticipo. Anticipo rispetto a cosa? Rispetto all'arrivo dell'estrazione, perché qui ci sarà un conto alla rovescia appena cominciamo a giocare e dobbiamo tenere le luci attive per tutto il tempo in modo tale che l'estrazione vede le luci nel mezzo della foresta e può arrivare ad aiutarci. Allora, Lucas, qui c'è il generatore e qui c'è la batteria e quindi sono esattamente Yes. da quella parte e da quell'altra Ok. parte lì. Stiamo Ok. avviando la partita, quindi ragazzi, andiamo. Let's go. Iniziamo. Nel mentre ho trovato anche un'altra pistola. Grande. Ottimo, questa è Quindi così bella. siamo muniti entrambi. Ok. Appena fatto partire il primo generatore. Ok, qui è chiuso, non possiamo aprire. Quando queste maniglie qui sono rosse, significa che non possiamo aprirle. Dobbiamo uccidere zombie, tipo questi qui, per raccogliere punti e poter sbloccare le porte. Quindi per adesso siamo bloccati in casa, in pratica. Ok, però mi chiedo il generatore dov'è, se non è in quel punto della cucina. Ah, No, è fuori, è fuori. eccoli. Ciao signore. Però atto a posto. È Non andato. credo siano amichevoli. Oh Ok, oddio. cacchio, questo Ok. me lo sono trovato proprio addosso.
Stattera un po'. Sì, stattera una cifra. Mamma mia, ma ho un gioco in standalone che stattera, non va bene. Accetta. La fiera dell'headshot. C'avevi un tizio in mutande dietro, col casco da Sì, rugby. è perché mi è finita il caricatore. Sono andato a Dai. prendere l'accetta, mi è cascata l'accetta. Successo un casino. Ma c'è il danno. Non c'è il danno amico, il fuoco amico. No, no, decisamente no, decisamente non c'è. Dai, io Hai guardo le provato a scale. uccidermi? Eh? Sì, Volevi, volevi. ho provato a tirarti un colpo. Ah, io ho sparato alle palle a quello lì. Beh, non so se ce li hanno, diciamo, Intanto è morto. Io controllo le scale e tu controlli la finestra. Andiamo avanti così fin quando non possiamo sbloccare le porte per uscire da questa casa. 40 punti ce l'abbiamo, penso che possiamo. Ok, dai. Io ricarico, faccio fuori questo qui e andiamo giù. Sono in cucina. Sì, ok, possiamo aprire. 35, yes. Qua c'è un coltello se ti va. Ah, oppure no, Ok, oppure lo uccido. abbiamo trovato il generatore, ma ancora non abbiamo il carburante. Ok, vai. Lo shooting non è malaccio. Il puntamento No, non è sembra malaccio per ripetere. niente. Ok. Qui vedo piovere zombie, ma veramente, cazzo. Sono veramente un sacco, cioè quando avevo fatto la prova prima io non mi sembravano così tanti. Forse perché siamo in due. Ok, campane. Significa che abbiamo qualche secondo di Yes. tregua. Ok, allora dovremmo vedere se riusciamo ad accendere anche l'altro di generatore, perché Sì, mi pare vediamo se che abbiamo abbastanza. 50 punti, cazzo. Buonanotte. 75. Eh no, 23, perché Allora, siamo al uno degli 2%. obiettivi è questo qui. Bisogna mettere un contenitore qui sopra e si accende l'altro obiettivo. Ve lo mostro appena riusciamo ad aprire l'altra porta. Se riusciamo ad aprire la porta. Gli Allora. headshot sono proprio belli. E anche il fatto che è splatter neon, devo dire che mi Sì. piacciono. Hanno anche differenziato molto di più rispetto a prima le texture dei mostri, perché prima erano tutti uguali. Andiamo a cercare questo carburante, dov'è? Dovrebbe essere in casa, se non sbaglio. Ok, Tanto lo ce n'è uno proprio ricaricare. dietro, proprio che ti sta Anche tu. facendo Ah, saluti, anche tu. ok? Bella sta cosa, io coprivo te e tu coprivi me. Allora, 50, Bellissimo, forza. ok. La prendo, eh. Vai, vai, intanto cerco di Ecco non fatto. far entrare i vari mostri Cosa gonfiato. picchi la batteria? Che la batteria non funziona qui. Cosa? Che ti è successo? Ma c'è uno zombie che stava picchiando la batteria, ma non era neanche attiva. Ah, fra l'altro, il gioco come lo giustifica il fatto che gli zombie vanno a picchiare il generatore e la batteria? Non perché siano intelligenti e capiscono che devono spegnere le luci, ma ti dice che questi mostri sono attirati dal rumore. Ci Ho sono poche questi munizioni. labbrighetti. Anch'io sto aprendo questa cassa. Vieni a prenderle. Perfetto. Vai, se vuoi prendi quella. Vabbè, Wow! intanto accetto tutti voi. Oddio, Oh no! no. Ho sparato alla batteria e si è rotta. Ti vedo rosso, stai Ok. lampeggiando di rosso. Non so se sono appena morto. Sì, Ce n'è sei dietro uno. grigio. Ecco qua, Ok, mi hai uno. curato tu? Sì, credo di sì, non so come ho fatto, ti ho semplicemente toccato. Ok, figo, non è male come sistema. Allora, saliamo su. Sì, forse è meglio, però. Bellina l'arrampicata, molto fluida, molto rapida e immediata, direi. Ok, tu stai piano di sopra? Sì, e quando. Che salti che fanno! Stanno andando sottoterra, ma in realtà sono sulla tettoia, quindi li dovresti vedere Ok, spuntare abbiamo qui da 38 sotto. punti. Non è male, non è male. No, no, è molto Stiamo frenetico. procedendo. Dove sei esattamente? Sul tetto, dove c'è la batteria praticamente, sulla tettoia. Mi sono arrampicato Provvedi. dalle scale, in pratica. Oh, magnifico, cercherò di fare più o meno lo stesso, insomma. Il fatto è che qui sti zombie stanno salendo e mi stanno arrivando da tutte le parti. Guarda questo come salta. Che cacchio salti? Ma volano addirittura, ma che. No, mi ha fatto fuori un'altra volta, mi sa. Ok, no, non sono Aspetta morto, ma quasi. che. Ok, vediamo di muoverci assieme allora. Scendo giù, eccomi. Oh, la lasci stare sta batteria o no? Dai, mori. Ok. Ok, pensavo che si potesse salire anche da sopra, in verità no. Dove sei?
piano di sopra, però non sopra il tetto. Io sono appena Sotto di te, sceso. penso. Io sono appena Ok. Ok, no, basta che sali le scale da sopra e basta. sceso. Ah, Esatto. Ho visto vedo. i tuoi, spari. Sì, anch'io, so dove sei adesso. Cioè, Ah, qua si possono no. mettere dei pugni. Non c'è l'impugnatura dell'arma a due mani. Sì, invece, sì. La pistola no, forse L'ho il revolver. appena. Forse col revolver, sì. Ok, abbiamo 89 punti. Vedo di aprire la porta di qua, che ce ne sono 60. Magari ci può Ok, vai, aiutare. vediamo di prendere qualche po' di munizioni. Ma dobbiamo trovare questo cavolo di... Oh cacchio, c'è quello gigante che sputa i chicchi d'uva velenosi. Ok, sta Sto diventando complicato crepando. anche di qua. Sono morto. No, non dirmi così, io sono senza munizioni. Occhio che qui ce n'è uno di quelli giganti che sputano. Ok, non so se posso. Sì, vabbè, quanti caschi ce ne sono? Aiuto, aiuto! No, dove sei? No, 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 vaffan. Porca puttana. Ok, dai, non è male, non è male. Ma quello cicciotto non l'ho visto. Mannaggia. Allora, ragazzi, come vedete, a prescindere dall'esito positivo o negativo, qui ci sta facendo il conteggio dei punti, l'esperienza, e in base ai punti che abbiamo fatto, adesso andrà a sbloccare delle skill. Qui, per esempio, pivello 1, pivello 2, pivello 3. E a ogni nuovo livello di pivellaggine vengono sbloccate delle abilità passive, possiamo dire, perché non mi pare ci sia modo di attivare delle skill durante la partita. Ma tra l'altro non capisco, ma cos'è questo aspirapolvere? Cos'è? Ottieni un aspirapolvere che va in giro, pulisci Allora, casa come... l'ho notato proprio adesso in questa partita, anziché dover raccogliere manualmente le munizioni, se ti avvicini vengono direttamente nella sacchettina delle munizioni. E più aumenti il Fantastico. livello, più aumenta la distanza dalla quale, Sì, attiri le certo. munizioni. Quindi, ecco qui per esempio, riduzione del rinculo della rivoltella vi incentiva ad andare avanti per sbloccare queste skill. Ma il limite massimo qual è? Racconto Dimmi. popolare, ranger. Ah, ok, vedi, vedi. Sì, Uno vuole esatto. diventare il racconto popolare, cioè proprio non una Esatto. persona. Un po' come Death Stranding che comincia poi a inventarsi cose strane, tipo Sì. spedizioniere leggendario, robe varie. Spedizioniere leggendario è bellissimo. Allora. Fantastico. Però sì, no, è notevole lo stuttering. Devo dire che lo sento Sì. abbastanza. Non lo so, cioè lo vedo quasi come un gioco single player decente, ma se poi diventa multiplayer è un po'. Non lo In singolo l'ho so. trovato molto molto più facile. Sono riuscito a finire Sì. un'intera partita poco fa in singolo. Anche le munizioni mi sembrano comunque abbastanza, però. Sì, qui addirittura ho appena sbloccato, per esempio, drop generosi. Gli zombie rilasciano più munizioni. Quindi vedi, più vai avanti, più sblocchi e più diventa semplice, fra virgolette. Quindi forse ha senso che muori molto spesso e poi a forza di morire poi piano piano riuscirai a migliorare e fare molto di più. Insomma, Sì, non è che siamo nei ma pippe, noi siamo esatto, sì. fortissimi. Allora, Lucas, un primo giudizio così a caldo su questo gioco, che ne pensi? Mi aspettavo di peggio, però non lo so, gli manca ancora qualcosa. Ci sono alcune cose che secondo me dovrebbero migliorare. L'ho Quindi hai trovato un po' visto? scarno. È piccola la mappa, hai visto? Però non mento, no? C'è scritto The Cabin, cioè nel senso non è che devono Sì. promettere una reggia. Magari si chiamava Drop Dead The Reggia e magari... The Castle. Gioco in uscita il 16, al momento in Il preordine a 16. 22 euro. Una ventina di euro. Sì, una ventina di euro in preordine e poi, se non sbaglio, 25 euro. Secondo te li vale? Lo consiglieresti a questo prezzo? No, deciderei di no. Magari se scontato, magari con qualche bundle che Meta ne fa, magari sì. Però così non lo consiglierei. Manca ancora una base. È una buona base, però mi sembra troppo poco. Direi che c'è anche un aggravante, c'è un grosso limite al numero dei giocatori, massimo due, cosa che in un gioco del genere anzi dovrebbe spingere al multiplayer, e invece soltanto due giocatori è un po' limitativa questa cosa. Non che non sia divertente, anzi, ecco, il fatto che si è in due, quasi tutti i giocatori, cioè quasi tutti i giochi che poi diventano multiplayer, sono un po' più divertenti e questo non è da meno. Però sì, cioè il 4 giocatori secondo me doveva essere il minimo. Allora, io direi, per un gioco del genere, bello se giochi con una persona che conosci. Cioè, io non penso che qualcuno mai si metterà a fare la partita pubblica casuale, a meno che giustamente non sei uno di quelli che preferisce il social al gioco, e quindi magari con la scusa che vuoi conoscere persone nuove ti metti a fare la partita Sì, casuale. però comunque ci sono altri giochi che sono già molto più avanti, cioè After the Fall Sì, banalmente che è esatto. il più famoso, quello, cioè,
molto meglio e ha comunque tutta la parte social. Allora ragazzi, vi ricordo ancora una volta, lui è Lumior del canale Warzone, passate a trovarlo ovviamente perché fa dei bei contenuti, anche lui ovviamente tratta l'argomento della VR in Italia così poco diffuso al momento. Sì, sì, siamo ancora in pochi. Queste collaborazioni servono anche a questo, a riunire le varie community spezzettate e farne una grande. Ma sicuramente ne faremo tante altre, insomma. La quantità di giochi che piano piano escono. Fatemi sapere tra i commenti se il gioco vi è piaciuto o se lo comprerete. Immagino già le vostre risposte, perché insomma, sai, la mia marmaglia è un po' come me, non le manda a dire, insomma, non siamo senza Sì, sì, siete. Sì, sì, lo so, dai, vedo che siete diretti, siete arrivati lì. Devastate tutto e ve ne andate, sì, insomma. Sì, sì, esatto. Quindi fatemi sapere, ragazzi, fra i commenti se questo gioco vi è piaciuto. Se volete vedere altri contenuti, like, iscrizione e campanella. Se volete supportare il canale, vi ricordo che c'è il tasto grazie sotto al video. Da Ben e da Lumior. Da Lumior. Grazie ancora per la partecipazione. Ti ringrazio veramente tanto. E spero di farne grazie ancora con altri giochi. È stato un vero piacere. Assolutamente. Ci aggiorniamo. Ciao Lumior. Va bene. Ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Marmaia, saluti.